cambio nella periodicità dell'aggiornamento tariffario del prezzo del gas per le famiglie in condizione di tutela, che da trimestrale diventa mensile in modo tale da comprimere l'aumento in bolletta al più 5% anziché più 70% come altrimenti previsto. La novità è stata comunicata da Davide Tabarelli, presidente della società di consulenza Nomisma Energia, a pochi giorni dalla comunicazione della tariffa per le famiglie del mercato tutelato da parte di ARERA, l'autorità per l'energia. Un salvagente che scongiura in questo modo un aumento delle bollette del gas di ottobre fino al 70%, come previsto solo un mese fa, per tutte quelle famiglie che non abbiano ancora scelto un venditore nel mercato libero. La tutela per le forniture di gas delle famiglie scadrà tra 2 mesi, il 1° gennaio del 2023. Attualmente in Italia sono in condizione di tutela circa 7 milioni e 300 mila clienti domestici su un totale di 20,4 milioni, il 35% del totale. Con la nuova disposizione stabilita da ARERA, secondo il Codacons, ipotizzando la stabilità dei prezzi fino a fine anno, la bolletta media per la fornitura di gas per il 2022 sarebbe complessivamente di 1.817 euro a famiglia. Quella di ARERA è stata una scelta azzeccata, forzata dal cataclisma che è arrivato dai mercati e dall'esigenza dell'autorità di intervenire, è il commento di Tabarelli. Ed è stato anche un colpo di fortuna, perché il caso ha voluto che il nuovo meccanismo entri in vigore proprio mentre c'è il calo del prezzo del gas.